La crisi politica e sociale. La guerra dei 100 anni, cominciata nel 1337 e protratta fino al 1453, fu la più lunga e complessa delle molte guerre combattute tra i secoli XIV e XV. Come conflitto feudale, essa fu determinata dal desiderio dei re francesi di togliere all'Inghilterra il feudo della Guascogna e dal complesso intreccio degli interessi delle due monarchie nelle Fiandre. Come crisi dinastica, essa dipese dall'estinzione della dinastia francese. La corona passò al ramo capetingio dei Valois, ma facendo valere una sua più stretta parentela con Filippo il Bello, Edoardo III d'Inghilterra si proclamò re di Francia. La guerra si può dividere in quattro fasi ben distinte. Nella prima, conclusa dalla pace del 1360, gli inglesi ottennero le due importanti vittorie di Crécy e Poitiers. Nella seconda, 1369-1380, il re di Francia Carlo V riuscì a recuperare quasi tutte le perdite territoriali del 1360. Nella terza fase, 1407-1420, la guerra franco-inglese si intrecciò con la guerra civile fra Borgognoni e Armagnacchi. La pace del 1420 trasferì la corona di Francia a Enrico V d'Inghilterra. La quarta fase, 1429-1453, vide l'azione risolutiva di Giovanna d'Arco e condusse il re Carlo VII a espellere gli inglesi dalla Francia. Gravi disordini sociali caratterizzarono la Francia durante gli anni della Guerra dei 100 anni. Già prostrata dalle gravi sconfitte subite dagli inglesi, la monarchia francese dovette affrontare nel 1357-58 un tentativo di rivoluzione promosso dai borghesi di Parigi e un grande sollevamento contadino. Il proseguimento della guerra e la conseguente forte pressione fiscale provocarono nel 1378-1381 altre rivolte contadine e urbane, sia in Francia sia in Inghilterra. Anche al di fuori di questi paesi in guerra, le difficoltà economiche provocarono sollevazioni ispirate da idee democratiche radicali. A Firenze nel 1378 una vera rivoluzione fu a un passo dal consegnare il potere alle classi popolari dei ciompi, i salariati della manifattura lanera. Il prestigio dei papi declinò costantemente lungo il 300. Per 70 anni essi risiedettero ad Avignone, dando l'impressione di essere assoggettati alla corona francese. Il ritorno del papato a Roma fu poi causa di un lungo scisma 1378-1417, cui cercò di porre rimedio il movimento ecclesiastico che intendeva trasferire dal papa al concilio il vertice della Chiesa. Il concilio di Costanza riuscì a porre fine allo scisma, ma il successivo concilio di Basilea dovette dopo un lungo scontro accettare il primato del Papa. Tuttavia, questo primato era ormai minato dalla nascita di chiese nazionali, come quella boema, che aveva ottenuto consistenti privilegi dopo le lunghe guerre ussite. Gli imperatori cercarono di riaffermare la loro sovranità sull'Italia, ma sia Enrico VII nel 1310-313, sia Ludovico il Bavaro nel 1327-28 fallirono completamente nel loro intento. Una grande svolta nella storia dell'impero fu rappresentata dalla bolla d'oro emanata nel 1356 da Carlo VI, da Carlo IV, che separava completamente l'elezione imperiale dall'incoronazione papale, costituendo un corpo di sette principi elettori. Ma gli imperatori furono sempre meno in grado di essere veri re di Germania e l'impero rimase
un insieme disomogeneo di ducati, principati feudali e città libere. La sconfitta di Bonifacio VIII nel conflitto che l'aveva opposto a Filippo il Bello ebbe immediate ripercussioni sulla vita interna della Chiesa. L'agitazione ancora in atto fra i romani per la morte del vecchio pontefice, avvenuta nel 1303, fece sì che il collegio cardinalizio venisse convocato nel 1304 a Perugia, dove si svolse sotto la protezione non proprio disinteressata del re di Francia. Dopo un lungo conclave nel 1305 fu eletto un vescovo francese che assunse il nome di Clemente V e che, non avendo coraggio di affrontare l'ostilità dei Romani, trasferì nel 1309 la sua residenza ad Avignone. Considerato da tutti una semplice creatura del re di Francia, il Papa accettò di appoggiare Filippo IV nel processo di questi intentato nel 1307 contro l'ordine monastico militare dei Templari. Venute meno le loro funzioni originarie con la fine delle crociate, essi erano divenuti dei saggi amministratori del loro immenso patrimonio e si erano dati al prestigio e si erano dati al prestito a interesse. Tutti i capi e membri dell'ordine furono arrestati con l'accusa di simonia, stregoneria, omosessualità e altre colpe via via più improbabili, ma tutte puntualmente confessate sotto tortura. Il mostruoso processo si concluse con il rogo degli imputati e con il passaggio alla corona francese della maggior parte dei loro beni. La decadenza morale della Chiesa durante il periodo della cattività avignonese. Il conclave convocato ad Avignone alla morte di Clemente V nel 1314 restò bloccato per più di 2 anni dall'opposizione dei vescovi francesi all'idea di riportare a Roma la sede del Papa, dove, come vescovo di quella città, egli aveva il dovere di risiedere. Ancora una volta, l'intervento del re di Francia fu decisivo. Di fatto, i pontefici sarebbero rimasti ad Avignone fino al 1377. E i 6 successori di Clemente sarebbero stati tutti francesi, alimentando l'impressione che il Papa fosse un prigioniero dei re di Francia e soggetto a quella che fu chiamata cattività avignonese. Modello di organizzazione economica, la Chiesa avignonese dette vita a un efficiente sistema di raccolta in tutta Europa di decime a favore del Papa. Splendida e costosissima per lusso e per cultura, ma scarsamente dotata di valori spirituali e religiosi, la corte papale assorbì e dilapidò immense fortune, divenendo simbolo di una chiesa ormai sempre più lontana dallo spirito della riforma perdurato fino al XIII secolo e dalle aspirazioni dell'epoca francescana. Ricchezza, simonia, commistione con tutti gli aspetti peggiori della politica erano ormai la ragion d'essere di questa istituzione. Il ritorno del Papa a Roma era perciò visto come una condizione preliminare a ogni tentativo di purificazione della Chiesa da parte di tutte quelle forze laiche ed ecclesiastiche che ancora credevano possibile una rinascita dello spirito della Riforma. Fu solo dopo il 1350 che i papi cominciarono a prendere in considerazione l'eventualità del ritorno, soprattutto sotto l'evidenza di un fatto preoccupante. Le famiglie aristocratiche romane avevano ricostituito in pieno i loro poteri feudali nel Lazio e la città di Roma aveva ridato vita alla sua esperienza di comune autonomo. Dopo una lunga e accorta preparazione, il Papa Gregorio XI ristabilì infine nel 1377 il ruolo di Roma come santa sede. Ma ciò si rivelò solo l'occasione per l'apertura della più grave crisi della storia della Chiesa. Alla morte di Gregorio nel 1378, il conclave elesse pontefice, un vescovo italiano, ma i cardinali francesi sostennero che quell'elezione era stata estorta dietro la pressione del popolo romano. Un nuovo conclave procedette a una seconda elezione. Iniziò così lo scisma d'Occidente. Per quasi 40 anni la Chiesa ebbe due papi,
Uno romano, riconosciuto dalla maggior parte della cristianità, e uno avignonese, riconosciuto dai re di Francia, dagli Angioini di Napoli e poi anche dai re spagnoli. Un'idea cominciava intanto a mutare fra gli uomini della Chiesa. Il reggimento della comunità cristiana non poteva essere affidato a un solo uomo, ma andava affidato a un organo che godesse ancora di prestigio indiscusso. Il concilio, convocato su iniziativa di una parte dei cardinali nel 1409, si riunì a Pisa, un concilio che depose entrambi i papi e procedette a eleggerne uno nuovo. Ma nessuno dei due papi deposti accettò le decisioni conciliari e negli ultimi anni dello scisma la Chiesa ebbe tre pontefici. Tuttavia il partito conciliare stava ormai crescendo in forza e consapevolezza e nel 1414, sotto la garanzia dell'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, si arrivò a convocare un nuovo concilio ecumenico a Costanza. Questo si proclamò convocato direttamente dallo Spirito Santo e dichiarò che anche il Papa era tenuto a conformarsi alle sue decisioni in materia di fede. Dopo altri 2 anni di discussioni e ritiro più o meno spontaneo dei rivali, lo scisma vide la sua conclusione con l'elezione di Martino V, 1417-1431. Il nuovo Papa dovette promettere che avrebbe governato insieme al Concilio, che era destinato a diventare un organo essenziale della Chiesa, da riconvocare con regolarità. La rivoluzione boema e la nascita delle Chiese nazionali. Lo scioglimento del concilio nel 1418 non lasciò la cristianità nella pace. Le premesse di questa nuova lacerazione della Chiesa si trovavano nella diffusione fuori dall'Inghilterra delle dottrine di John Wycliffe, che già abbiamo visto aver influenzato la rivolta inglese del 1381. 30 anni dopo essere 30 anni dopo, esse avevano preso piede particolarmente in Boemia. Nel 1415 Jan Hus, la maggiore autorità intellettuale del movimento boemo di riforma ecclesiastica, era stato invitato al Concilio di Costanza. In maniera piuttosto inaspettata, venne condannato come eretico e mandato al rogo insieme al suo compagno Girolamo da Praga. Questa condanna ebbe l'effetto di trasformare il movimento religioso in un fatto politico e sociale. I boemi si ribellarono sia contro l'imperatore e re di Boemia, Sigismondo, giudicato corresponsabile del delitto, sia contro la Chiesa. Gli ussiti chiedevano la completa abolizione della proprietà ecclesiastica e un ruolo più significativo dei laici nella vita della comunità cristiana. Un'ala ancora più radicale riprendeva le idee di ugualitarismo evangelico che avevano animato i ribelli inglesi del 1381 e chiedeva un ritorno allo spirito originario del Vangelo. Dopo una guerra lunga e sanguinosa, nel 1443, la maggioranza dei boemi finì per accettare un compromesso, il Compactata di Praga, che assicurava alcuni privilegi alla loro chiesa, in particolare l'ingresso del boemo nella liturgia e il diritto per ogni fedele di comunicarsi sia con il pane sia con il vino, tenendo con le proprie mani il calice, con entrambe le specie sacre, in latino utraque, da cui il nome utraquisti dato agli ussiti. La relativa autonomia conquistata dalla Chiesa boema corrispose a una tendenza delle Chiese a diventare nazionali, a dipendere dal re più che dal Papa. La divisione dei cardinali in francesi e italiani durante lo scisma e l'organizzazione dei padri conciliari di Costanza, secondo il paese di provenienza, era già indizio rivelatore. In Inghilterra, già dalla fine del XIV secolo, i re avevano cominciato a imporre le loro decisioni in materia ecclesiastica, ma fu soprattutto in Francia che, con la drammatica sanzione emanata nel 1438 dal re Carlo VII, si affermò una chiesa nazionale gallicana. Anche se essa non fu mai riconosciuta da Roma, i vescovi francesi cessarono di essere nominati dal Papa,
Venne così meno ogni superiorità gerarchica del Papa stesso sul clero francese. La riaffermazione del primato del Papa dopo il concilio di Basilea. Nel 1431 il Papa Eugenio IV, 1431-1447, convocò in conformità con le decisioni di Costanza un nuovo concilio ecumenico che si tenne a Basilea. I padri conciliari tentarono di riaffermare il principio emerso a Costanza, cioè la superiorità del concilio sul Papa, ma Eugenio IV sciolse l'assemblea e tra molti contrasti la riconvocò a Ferrara. Una parte dei vescovi restò a Basilea ed elesse un antipapa. La Chiesa era di nuovo in una situazione delicata, immersa in gravi incomprensioni, ma la prospettiva di una lunga lacerazione indusse il partito conciliare a recedere dalle sue posizioni. Nel 1449 l'antipapa si dimise e Basilea si riconciliò col nuovo papa, Niccolò V, 1447-1455. Si concludeva così la lunga battaglia interna alla Chiesa, cominciata nel 1305. Il Papa romano aveva alla fine battuto gli antipapi e il concilio, ma la sua era stata più una vittoria politica che religiosa. Il Papa restava il vertice unico della Chiesa, ma aveva dovuto di fatto accettare l'esistenza di chiese nazionali che erano più legate alle dinastie locali che alla Santa Sede.